Oggi partiremo per fare una gita a Firenze. La mia vecchia gloria. Sei pronta? Sì. Stavo dicendo la macchina, ma quella borsa costa di più della mia macchina. Ok, adesso possiamo partire. Ok, let's go. Adesso devo cercare di non prendere la ZTL. Guardate che roba, tutto fermo. Capisci la bellezza di abitare a Vicenza dove non abita nessuno? Ci sono tre persone, io, mia mamma e mia nonna. Basta, finito, non esiste il traffico. Ci sono solo trattori e cimici, basta. ZTL, mi stavo dimenticando una cosa importantissima. Il regalo per te. Cos'è? Un regalo. Spero ti piaccia. È il regalo per Firenze. Perché ti viene da ridere? Wow, che merda. Ti piace? È un bellissimo DJ Mavic 3. Ah, ma te non sei capace a guidarlo. No, cavoli. DJI Mavic 3. Lo proveremo insieme in questa gita a Verona. Non siamo a Verona, siamo a Firenze. Lo proveremo insieme in questa gita a Firenze. Ti è piaciuto il regalo? Bellissimo. Non è tuo però. È tuo? Ah, me lo fai guidare almeno. Poi vediamo. In teoria siamo arrivati. Adesso aspettiamo il nostro cicerone di Firenze. Oh, Duccio! Com'è che si chiama il posto che metto il navigatore? No, ma che navigatore lo dico io? Ma che sei un re di Firenze. Dopo 150 km siamo arrivati a destinazione. Duccio mi ha portato nel posto dove si fanno le schiacciate più buone di Firenze. Paradisiache mondiali! La schiacciata più buona dal 1991. Appena sfornata ci sono dei laghi di olio. Che spettacolo. Questa qua è quella della Carlotta. Burrata. Poi ci si mette la salsa di cipolle. Sì. Burrata crudo e pomodorini secchi. Pazzesca, incredibile. Poi il crudo, croccante all'esterno, crudo tagliato spesso, burratina fresca, pomodorini secchi. Buonissima. Duccio ci ha appena sguinzagliato in giro per Firenze e la prima tappa saranno gli Uffizi. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, cupola del Brunelleschi. Questa qui è la fila per andare alla cappella del Brunelleschi. Questo è Palazzo Vecchio, questo invece è Nettuno, il dio delle acque e delle correnti. Perseo con la testa di Medusa in mano. La cosa bella è che i biglietti li avevo già comprati online, solo che una volta arrivato all'ufficio mi sono reso conto di aver prenotato a dicembre invece che a novembre. Sarà la terza scala. Perfetto, era proprio quello che volevo fare. Dopo tre ore agonizzanti agli Uffizi, molto belli, eh. In realtà ero partito con l'intenzione giusta. Avevo preso anche l'audioguida. Poi però alla 1450esima Madonna, la mia soglia dell'attenzione è calata e ho iniziato a fare gli Uffizi tipo maratona. Si torna sempre dove sei stati bene, Il congiunto a Duccio che ci porterà a mangiare la fiorentina più buona di Firenze. La fiorentina più buona della Toscana. Ah, scusa. No, figurati. Ma che robetta. Già da qui non sembra male, eh. La Vale. Ciao, ci vediamo. Ma questo è Nico. Nicolò Safari. Ho fame. Possiamo arrivare. Polenta fritta con patè di fegato sopra. Di pollo? È burro. Salame toscano. Prosciutto toscano. Lardo toscano. Pancetta toscana. Finocchiona toscana. Soppressata toscana. Pera fritta con pecorino. È tipo una Seadas. Rostino con fagiolino cannellino. Zucca fritta. Mia nonna li fa sempre. Salvia fritta. È una patatina fritta che sa di salvia. Hola, niño. E questa è quella che mangeremo. Questa parte è il filetto e questo è il controfiletto. Arrivata cotta. Scusate per questo. Riprese. Mi dispiace che il profumo non si possa sentire dal video. Fiorentina. Per tagliarsi si taglia come tonno rio mare. Friabile proprio. Si scioglie. Pici con del ragù di salsiccia. E se li facessero in Veneto sarebbero dei bigoli con l'arna. Sono incredibilmente buoni. No. Torta al cioccolato congelato. Voglio la fama, voglio gente che mi acclama. È una bionda che mi sposa mezza svizzera italiana. Unboxing DJI Mavic 3. Un dizionario. Ali. Nico, gli hanno messo la museruola. Alla museruola? Telecomando, caricatore USB-C. Lo metto in carica così domani possiamo provarlo. Buongiorno, questa mattina si percorrono 3 km a piedi e si raggiungono i giardini di Boboli. Visibilmente provata dopo un chilometro di salita. Si ferma addirittura a fare le pause. Comunque sta strada pende, eh. Giardino di Boboli. E una 500. Bene, dopo un chilometro in salita siamo arrivati dentro a questa entrata indicata da Google Maps, dove c'è scritto chiuso per Covid. L'unica entrata è da Palazzo Pitti. Quindi bisogna ripercorrere tutta la strada che abbiamo appena fatto. Carlotta contenta? Contenta? No, ho fatto fatica per niente. E totalmente a caso, senza saperlo, ci siamo ritrovati al giardino Bardini. Io l'ho trovato per caso cercando di chiedere informazioni. Guardate che robetta. Bellino. Questo è il rondò Belvedere. Perché in effetti c'è un bel vedere. Chissà che spritz che si sparavano qua. Ehi, piccolo gattino, vuoi un po' di carezzine?
Perché un po' di congiunti. Arc. Perché un po' di congiunti. Perché dalle mie parti ti mangiamo. Guarda, veramente bello. Avrebbe una bella foto su Instagram. Giardino Bardini, iper consigliato. Soprattutto se vi piace fare foto, è davvero molto instagrammabile. Ne ho fatte un paio anch'io. Se volete vederle, andate sul mio Instagram. Questo è il Palazzo Pitti, dove si entra in teoria per i giardini boboli. Dopo 2 ore e un quarto di camminata, neanche male. Sai che ce l'abbiamo fatta. Giardino di boboli. Cancello di Bacco. Il mio cancello. Camminare. Questa è la Caffè House. Questa qui è la vasca di Nettuno. Da qui c'è un'altra bella visuale sul Palazzo Pitti. Bellino. Una bella discesa. Cosa aveva? Un golf car per girare il loro giardino. Vasca dell'Isola. Prato delle Colonne. È un semicerchio. Questa sarà stata la loro uscita di casa. Finito il giardino di boboli. Molto bello. Ma mi è piaciuto di più il Bardini. Adesso finalmente è giunta l'ora di pranzo. Abbiamo appena raggiunto Nicolò Safari. Oggi mangeremo Lampredotto, che sarebbe il quarto stomaco della vacca. Il sapore è davvero molto buono. La consistenza un po' meno. È una consistenza budellosa. Bomba, veramente buono. Il tutto accompagnato con vinello rosso, tipico toscano. Ribollita. Fagioli, verza. Ah, è spettacolo. Buonissimo. Abbiamo già fatto una VPN. Quella è ribollita. Buonissima, buonissima. Buonissima. Finito il pranzetto leggero, adesso dove che andiamo? A Palazzo Strozzi a vedere la mostra di Jeff Koons. Jeff Koons. Audio guide ritirate. Mostra di Jeff Koons davvero spettacolare. Se siete nei dintorni andate a vederla perché merita veramente. Questa sera parteciperemo alla prima internazionale. La prima cena di Duccio Street Food. E cosa ci aspetteremo da questa cena? Ci aspetteremo un carpaccio con salsa Honey Monster, risotto mantecato alla robiola di Rocca Verano e salame d'oca, e una lonza di maiale con rigatino, che è la pancetta, e prugna all'interno. Tiramisù della nonna. Cheesecake newyorkese. Ragazzi, quando volete venirci a trovare, noi siamo qua. Questa giornata inizia andando a prendere la macchina, perché oggi andiamo a visitare uno dei sobborghi più esclusivi di Firenze. Siamo arrivati a Fiesole e ho parcheggiato in una strada terziaria in mezzo ad un bosco, perché dato che il Mavic 3 ha uno zoom 28x, volevo provare a fare una dronata di Fiesole da lontano. Eccolo qua, guarda. Guarda che si vedono già i resti qua. Capito? E qui l'anfiteatro. Capito cosa volevo fare? Che figo. Pazzesco. Un po' contro sole. Qua c'è il cannocchiale. Modalità 28x. No. Cioè, no, pazzesco, eh. Tipo, qui c'è un ponticello, no? Se io zoom. Ma che roba. Guarda da dove parto. È questo il ponticello. 65 km orari. 68 km orari. Che va più forte del Dominator. Ma che bella sta struttura. Ah, è la Villa dei Medici. Questa qui è la Villa dei Medici. 7x. Mi sa che non è tanto una Villa dei Medici. Pazzesco, eh. Cioè, guarda da dove sono partito. Questi qua sono gli Appennini toscani. Facciamo una piccola zoomatina sul castello. Un bel 7x sul castello. Ripresa completamente in controluce. Ma qual è Villa dei Medici? Forse è questa Villa dei Medici. Boh, non la trovo. Eccola lì. Trovata. 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 Bella, bella, bella. È questa, no? Sì. Stranamente si fanno salite. Un bel trekking di Fiesole. Quella è tutta Firenze. Peccato che ho portato un po' di nebbia da Vicenza. Peccato davvero per la nebbia, ma qui al nord, soprattutto in questo periodo, abbonda. Mavic 3 incredibile. DJI, io non so più cosa dirti. Penso di essere tra i tuoi primi fanboy in Italia. La museruola si è rivelata pazzesca. Oltre ad essere semplice ad indossarla, nelle versioni precedenti si tribolava un pochettino. Mantiene all'interno anche le ali, e quindi si può infilare in borsa senza le ali che si incastrano. Videocamere incredibili. Una è quella normale, l'altra serve per lo zoom. Le riprese che ho fatto non le ho fatte neanche alla massima risoluzione. Mi sono fermato al 2K e penso che possiate notare le immagini. 28x, cioè ti fa vedere a chilometri di distanza. Sensori ovunque. Qui devi essere veramente bravo se lo fai schiantare. Cioè DJI dovrebbe mettere un premio a chi lo schianta. Sin al prossimo video. Ho schiantato il Mavic 3. Batteria assurda. Mi ricordo che col Mavic 1 facevo tipo 27 minuti di volo. Con questa vai oltre i 40. Come al solito, se volete vedere quanto costa e tutti i suoi dati tecnici, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ringrazio ancora DJI e Nital che mi ha spedito il drone. Mi fa piacere essere diventato il vostro tester di fiducia. Quando avete i droni nuovi in questa casa, sono i benvenuti. Scrivetemi qui sotto nei commenti se questa avventura a Firenze vi è piaciuta. E noi ci vediamo molto probabilmente settimana prossima e domenica alle 13:30 nel canale principale con un nuovo video. Ciao!